un testo che in Italia si aspettava da tempo e che finalmente, dopo l'approvazione del Senato, potrà diventare legge. E io mi auguro che questo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Qual è lo spirito che ha portato appunto alla stesura di questo disegno di legge? Ma lo spirito è stato quello diciamo di tante associazioni, di tanti amatori dei treni, di tanti operatori turistici che hanno creduto in questa possibilità. L'Italia è, dicevo, l'ultima, sicuramente non la prima, insomma, magari non l'ultima, ma sicuramente non la prima, ad approvare un testo simile, che negli altri posti, dal punto di vista economico, nelle altre nazioni, ha portato già dal punto di vista economico a introiti importantissimi e, diciamo, a utilizzare anche questi mezzi per sfruttare il turismo a un certo livello. Ma guardi, sul turismo ferroviario noi già abbiamo investito durante il contratto ponte che abbiamo sottoscritto con la Regione Sicilia negli anni 2015-2016. Perché crediamo che i servizi turistici ferroviari siano un importantissimo volano per dare anche una nuova cultura ferroviaria ai nostri conterranei, perché il treno deve essere anche, oltre che veicolo di turismo, deve essere anche utilizzato in maniera, diciamo, forte dai nostri pendolari, per cui fare queste attività turistiche secondo me sono importantissime, perché si veicola quello che è di buono, quello che è di bello, riesce a proporre il treno con questi servizi turistici in delle realtà veramente bellissime. Abbiamo fatto nel 2016 il treno al cioccolato, abbiamo fatto il treno nelle Valle dei Templi, abbiamo fatto il treno del Barocco, abbiamo portato veramente migliaia di persone a poter vedere dei posti incantevoli della nostra Sicilia. Bravissimo l'onorevole Iacono a portare avanti con tenacia e determinazione questo disegno di legge, e la Regione Siciliana sta facendo la sua parte. Siamo la regione che nel 2016 ha investito di più sul turismo sostenibile, abbiamo una serie di iniziative che riguardano le vie francigene, le passeggiate a cavallo, il bike sharing, che rafforzano l'offerta turistica siciliana, le dobbiamo mettere in rete con gli altri prodotti turistici siciliani, dal cineturismo all'enogastronomico, che è il prodotto che è cresciuto di più, ad esempio, e perché no anche con qualche altro prodotto innovativo come la strada degli scrittori, che qua De Grigendo trova la sua esaltazione. I numeri del turismo sostenibile, io di questo parlerei, è una crescita che nel biennio 2014-2015 è stata del 51% rispetto al 12-13, quindi significa che c'è una domanda vera. I siciliani e gli tour operator siciliani, gli operatori turistici, devono essere in grado di cogliere, ed è quello che sta avvenendo. Ieri a Palermo c'è stata una bellissima iniziativa con questi rappresentanti dei tour operator inglesi, rappresentavano circa 4.000 tour operator, e c'è stata veramente un'attenzione che la Sicilia in passato non ha mai avuto.